Bello, uno scrittore. Ti sembra stupendo? Tu non mi ami. Che cosa? Devi sforzarti di uscire da questa apatia. Non si tratta di apatia. Non ho paura di vivere. Dimmi come ti chiami! Per me finisce qui. Chi sei tu? Voglio che tu capisca quanto è piccolo tutto questo. Adesso. Uno! In confronto a quello che c'è. Due! Fuori. Allora, ti degni di venire in mio ufficio? Scusami, sono in un passaggio importantissimo, non mi distrarre. Tu non vuoi fare lo scrittore? Tu sei fuori di testa, qui è chiuso. Tu non vuoi fare niente? Sei un povero fallito. Prima devo vivere. Cioè, prima di scrivere, devo cercare. Desidero di andare. Me ne vado. Per sempre. E così lei non ha una meta precisa. Beata gioventù. Cercare proprio ciò che conosco di me. Anche a me piacerebbe potermi andare in giro come lei, libero di prendere a prestito le mete degli altri. Thank you.
Allora l'ha trovato? Sì. So quanto è importante. È normale che non te la senta di stare a casa tua, dopo quello che è successo.